Ed ora invece cambiamo argomento perché questa sera abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi Filomena Martone, che è la presidente di Abio Cremona. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei. Dunque, lei è neopresidente da soli pochi mesi, è stata eletta appunto a Da ottobre. ottobre. Innanzitutto le chiedo di spiegarci che cos'è Abio, che lo ricordiamo, è appunto l'associazione Bambini in Ospedale. È così? Sì. Abio è un'associazione che si occupa di stare a fianco ai bambini ospedalizzati, alle loro famiglie, per far sì che attraverso il gioco, attraverso momenti più giocosi, non perdano la loro identità di bambini anche quando sono malati, anche quando stanno affrontando qualcosa di complicato comunque per loro, e poi diamo anche una mano ai familiari. Però a Cremona non siamo solo in ospedale, siamo anche nella neuropsichiatria infantile, che è in via Santa Maria in Bethlehem, che è una realtà che sta diventando molto importante sul territorio a Cremona, e quindi ci teniamo molto. Certo, lei mi diceva che voi siete presenti 5 giorni alla settimana nel reparto di pediatria e 3 volte, se non sbaglio, 3 mattine in quello di neuropsichiatria. Ed è lì che ci sarebbe bisogno di maggiori volontari, è così? Assolutamente sì, la nostra volontà sarebbe quella di riuscire ad arrivare a occupare più spazio, cioè a dare più il nostro sostegno, soprattutto nella neuropsichiatria, ma anche in ospedale e negli ambulatori, perché richiedono la nostra presenza anche negli ambulatori che ci sono nell'ospedale maggiore, e per far questo servono nuovi volontari, per cui la nostra intenzione sarebbe quella di far partire un corso di preparazione per far entrare nuovi volontari in Abio Cremona. Ti faccio vedere anche la locandina di Abio Cremona, il Attualmente nostro quanti sito. sono i volontari di Abio Cremona? Ce ne sono 37 attivi e 4 non attivi, non sul campo. Ecco, spieghiamo anche a chi ci segue da casa che tipo di impegno appunto si tratta, insomma, anche a livello proprio di ore. Beh, l'impegno è settimanale, ogni volontario deve garantire un turno settimanale che va dalle 3:30 alle 6:30 in ospedale, e con orari variabili invece in neuropsichiatria. Quindi da quel punto di poi deve garantire anche la presenza a attività dell'associazione esterne, come possono essere gli incontri nelle scuole, la nostra giornata nazionale, che è la giornata delle pere, e altre attività esterne, ecco. Invece le attività interne che vengono svolte all'interno degli ospedali, come si esplicano? Dunque, noi abbiamo in pediatria c'è una sala giochi proprio allestita ad Abio secondo una serie di criteri ben precisi. Si va in ospedale, si incontrano i bambini nelle loro stanze, si fa accoglienza, li si invita ad andare a giocare nella sala giochi, oppure si va nelle sale, nelle singole stanze a portare giochi, a giocare con quei bambini che non si possono muovere dalle stanze. Si cerca di garantire ai genitori che magari hanno bisogno di un attimo di tempo di poter uscire, di dare la nostra presenza, insomma di creare un clima che sia un clima adatto al bambino in ospedale, ecco, perché una volta il bambino veniva lasciato lì ed era solo il paziente, invece noi vogliamo che resti bambino. Ecco, è un clima familiare, immagino. Molto. Senta, Presidente, per chi volesse appunto avere maggiori informazioni, dove si deve rivolgere? Potrebbe scrivere una mail a abiocremona@libero.it, e lì trova risposte, perché rispondiamo a tutti in ogni modo. Benissimo, ringraziamo la nostra Presidente Filomena Martone per essere stata con noi. Arrivederci. Grazie a lei.